palazzetto, mentre tutte le altre squadre sono in trasferta. Ma sai, giocare nel proprio palazzetto hai punti di riferimento migliori e quindi può essere un piccolo vantaggio. Giocare di fronte ai propri tifosi meno, perché comunque Busto è meritatamente la seconda forza del campionato fino ad adesso, vuol dire che ha vinto anche in trasferta delle partite importanti e di conseguenza si è meritata questa grande vittoria. Andiamo subito da Marco Fantasia. La voce di Monza affidata ad Anna Danesi: non è stata la partita che vi aspettavate, che anche ci aspettavamo, speravamo fosse più combattuta. Beh, sicuramente anche noi, dopo che mercoledì comunque siamo riuscite a esprimere una pallavolo leggermente diversa da quella che stiamo esprimendo ultimamente, purtroppo è andata così, adesso dobbiamo solo continuare veramente ad allenarci, anche se giochiamo spesso, perché dobbiamo soprattutto ritrovare la fiducia in quello che è il nostro gioco e sperare che poi man mano, avendo appunto poco tempo per allenarci, le cose devono venirci in partita e non sperare che la partita finisca un 3-0 veloce tutti a casa. Come dicevi giustamente, c'è stata una crescita con Novara, adesso come mai questa crescita si è bruscamente fermata qui? Ma diciamo che, non so, secondo me tutto cambia se abbiamo più tempo ad allenarci, ultimamente non lo stiamo avendo. Poi Flo sicuramente per noi in questo momento era una giocatrice fondamentale per esprimere il nostro gioco e purtroppo sta male, quindi insomma ci è voluto anche un attimo per trovare il nostro equilibrio. Ti volevo proprio chiedere questo, a un certo momento gli ho detto a Marco, Plummer è un po' in sofferenza, comunque tanti palloni attaccati mercoledì, tanti oggi, forse un po' di respiro e una Meiners che in questo periodo stava facendo bene. Sì, noi non possiamo basare quello che facciamo su Kat, perché è appena arrivata, anche lei ha un attimo bisogno di ambientarsi e invece stiamo praticamente affidando e scaricando tutto il lavoro, perché facciamo fatica in attacco, tanti errori, muro e difesa, è proprio un gioco che non sta venendo bene. Grazie Anna. Grazie Anna. In bocca al lupo per il proseguo, torniamo in postazione, commento. Ci ha raggiunto Carlo Parisi, allenatore di Monza, che ha avuto modo di vedere le statistiche della partita. Cosa le dicono i numeri della prestazione delle sue ragazze? Mi dicono che è stata una prestazione un po' sottotono in generale. Abbiamo un po' sofferto quelle che sono le caratteristiche di Busto, la difficoltà di mettere la palla a terra con questa squadra lo sapevamo, quello che avremmo dovuto fare era un attimino più di ordine nelle situazioni di muro difesa che avevamo preparato, mentre invece non abbiamo avuto fiducia in un fondamentale nella correlazione muro difesa, che invece nella partita con Novara ci ha dato parecchio, siamo stati più lucidi, mentre stasera ci è mancata, diciamo così, questa possibilità, oltre che a una battuta un pochettino più aggressiva. I complimenti devono essere fatti a loro perché hanno fatto la loro gara, tutte le volte che c'è stato da soffrire hanno sofferto, hanno recuperato, hanno giocato, quindi alla fine hanno fatto quello che sanno fare e quando il palleggiatore ha la palla in mano giocano molto rapido, per cui alla fine i complimenti vanno a loro, però mi sento di fare i complimenti anche alla mia squadra per come è arrivata in questa Final Four e il fatto che comunque per noi essere qua è stato un grande privilegio. Avremmo voluto sicuramente mettere più a dura prova le capacità di Busto, ma bisogna comunque andare via da qua soddisfatti. Grazie all'allenatore del Monza, torniamo da Marco Fantasia. La voce di Alessia Gennari, capitana di una Busto felice. Volevate la finale, l'avete? Beh sì, già era stato un grandissimo successo arrivare qui a giocarci queste finali in casa, come abbiamo già detto più volte, e l'emozione di giocare una finale che personalmente di squadra credo che non si vedeva da un po', Busto. Avete giocato bene, Monza ha resistito poco. Sì, a Monza mancava sicuramente un tassello molto importante, come Meiners, che sicuramente può fare la differenza. Monza è una squadra veramente forte, oggi non è riuscita probabilmente a esprimersi al meglio e noi ne abbiamo approfittato. Giulia, prego.
Ale, io so che vorrai adesso riposare, ma ti voglio proiettare a domani. Domani vi aspetta una finale, vi aspetta Conegliano, insomma, come sarà questa partita? Cosa ti aspetti? Oggi 3-0, rullo compressore nuovamente, insomma, ci puoi svelare qualcosa? Beh, una Conegliano che non delude ancora una volta e sembra non avere punti deboli questa squadra. Noi sicuramente non abbiamo un bel ricordo dall'ultima partita contro di loro, perché il 26 dicembre è andata molto male. E spero che quella partita ci sia servita da lezione, quindi ripartiamo da lì sicuramente per cambiare l'approccio e poi che vinca il migliore. Oggi eravate il 26 davanti al loro pubblico, domani lo sarete davanti al vostro, magari vi può essere d'aiuto anche questo. Ma il nostro pubblico risponde sempre numeroso e super caloroso e di questo li ringrazio, e domani vogliamo ancora più gente, ne avremo bisogno, e per cui tutti a sostenerci al Pala Yamamai e in bocca al lupo a tutti. Grazie Alessia. In bocca grazie al lupo a voi. Crepi. Buon riposo in vista appunto di questa durissima partita di domani. Torniamo da Umberto e Claudio. Sì, andiamo un po' più in profondità nell'analisi di questa partita con le domande di Claudio Galli. Ascolta, è vero che ci sono, sei dovuto partire con alcune titolari della stagione fuori, però i numeri di Monza in questa stagione sono superiori a quelli di Busto in ricezione e a muro soprattutto. Fondamentali in cui al termine di questa partita in realtà Busto ha fatto meglio di voi. Secondo te la chiave di lettura è data dalla mancanza di questi due atlete o proprio una partita in cui... Io ti faccio questa domanda un po' vigliaccamente perché ho visto che ti sei piuttosto innervosito nel corso del match per alcune soluzioni di muro che non erano conformi a quello che era stato lo studio. Sì, perché comunque anche con le assenze era nelle nostre corde la possibilità di lavorare meglio, quindi lo abbiamo fatto. Non è che l'assenza ha condizionato questo. Poi è vero che non siamo una squadra che difende tantissimo, ma siamo una squadra che ha bisogno di lavorare bene a muro per dare dei riferimenti ottimali alla nostra difesa. Questo oggi non è successo e mi permetto di dire, senza nulla togliere a Busto, insomma, avendo, anche se non conosco benissimo questa squadra, per quello che ho visto ha delle potenzialità che contro Novara ha espresso, secondo me, con un'ottima prestazione di muro difesa, e quindi stasera era nelle nostre corde fare qualcosina di meglio. Poi, ripeto, quando la palla riuscivamo a lavorare bene in battuta e a tenere distante il palleggiatore, il nostro lavoro doveva essere fondamentalmente concentrato lì, e invece in questa situazione insomma siamo stati un po' così, al di sotto delle nostre possibilità. Secondo te quanto tempo ci vorrà di lavoro prima di poter vedere Monza vicina alle sue capacità potenziali? Ma Claudio, è un po' complicato perché da quando sono arrivato ho fatto 4 allenamenti, sì. Quindi io sto allenando la squadra con le partite, sì. E quindi quello che riusciamo a fare con i video, mettendo a posto le cose in sala video, facendo poco, ma cercando di avere un po' di qualità, quindi non mettere troppa carne al fuoco, ma nello stesso tempo cercare di concentrarci sulle priorità sulle quali abbiamo lavorato. Grazie a Carlo Parisi, torniamo da Marco Fantasia. Con una Brit Herbots molto soddisfatta dei suoi numeri, 12 punti, anche se la percentuale in attacco non è altissima, Brit. No, non è altissimo, ma secondo me abbiamo giocato con tutta la squadra e questo è più importante e sono molto molto contenta. Infatti siete state addirittura in 3 in doppia cifra, tu, Lowe con 14 e Washington con 10 punti. Sì, esatto. No, secondo me abbiamo preso bene le misure in muro difesa e questo era veramente molto molto importante e abbiamo fatto questo bene. Un 3-0 quasi inatteso, era nelle vostre corde, però Monza era in crescita. Monza è anche una bella squadra, sicuramente in attacco, secondo me è un po' meno in rice, però no, bella squadra comunque. Anche stasera senza la Florti, no, difficile. Prego Giulia. La stessa domanda che ho fatto a Alessia, ok? Adesso vi riposate, passate la notte, sì. Domani c'è il bello di quello che può essere appunto questa Coppa Italia.
Esatto, cioè dico sempre è solo una partita che devi vincere contro una squadrone e sicuramente sarà difficile contro Conegliano, ma dobbiamo provare. Non siete spaventate da quello che è, diciamo, questo rullo compressore, l'abbiamo detto più volte? No, no, sicuramente no, e poi giochiamo anche a casa, è una bella cosa e dobbiamo approfittare di questa cosa e dobbiamo giocare come non abbiamo niente da perdere, anche se giochiamo per la Coppa. Va grazie bene. Britta. Grazie. A domani. Grazie, ciao. A domani allora. A domani. Torniamo da Umberto e Claudio. Giulia Leonardi, libero di Busto Arsizio, domani di nuovo in campo, vi giocherete la finale in casa contro quella che sembra una squadra veramente, veramente corazzata. Sì, sì, assolutamente, abbiamo ottenuto questo bellissimo risultato, una finale in casa nostra, penso che non ci fosse cosa più bella e abbiamo fatto insomma una bella partita, un bel 3-0 e adesso siamo prospettati insomma questa partita contro Conegliano che sappiamo che è una corazzata, l'abbiamo visto anche oggi, ma insomma il giorno domani è un altro giorno e vediamo. Per domani servirà l'impresa, ma adesso serve ancora qualche risposta per le domande di Claudio Galli. Senti Giulia, quello che è bello da vedere è soprattutto l'entusiasmo che ci mettete, lottate su ogni pallone, cercate in ogni modo di arrivare e questo probabilmente vi ha portato anche dei risultati forse al di sopra di quelle che erano le vostre aspettative all'inizio del campionato oppure no? Ma questa è la nostra caratteristica, è sicuramente la difesa, questa voglia di tutte quante di non fare cadere la palla e tutte si buttano davvero su tutti i palloni come dici tu. È una squadra molto molto giovane, a parte diciamo me, le altre sono molto giovani, alle prime armi, quindi anche su questa avevo un po' timore perché comunque una semifinale in casa nostra è sempre un po' di emozioni, ce le abbiamo tutte e invece ho visto comunque gli occhi della Tigre che è quello che ho chiesto e che vorrei vedere sempre quando scendiamo in campo. Ma quindi la stagione fino ad adesso, lasciando da parte per un momento la partita di domani, era come te l'aspettavi o è stata anche meglio? Ma è stata sicuramente meglio. Ci sono tante tante squadre che hanno avuto molti problemi, che avevano un roster inizio anno veramente impegnativo, con tante tante giocatrici, ma noi siamo riusciti nel nostro piccolo comunque a rosicchiare tanti punti, fare un girone di andata veramente bello. Abbiamo perso pochissimi punti e a parte quella partita insomma con Conegliano che ha rovinato tra virgolette il girone, siamo state molto molto brave, abbiamo iniziato anche il girone di ritorno molto bene, quindi sicuramente non me lo aspettavo così bene, ma dopo che ho visto la squadra e i nuovi innesti insomma lo speravo. E di Lavarini come allenatore cosa mi dici? Tanto siamo solo io e te, non ci sente nessuno. È bravissimo. No, Stefano è veramente bravo, tatticamente ci prepara molto bene, le partite sono molto molto contenta. Ci alleniamo tanto, tantissimo e giustamente anche perché come ho detto è una squadra giovane che ha bisogno di giocare, di stare in campo insieme, quindi per ora siamo molto molto contente. E anche la qualità del cambio palla è cresciuta molto, mi sembra. Sì, 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 assolutamente. Adesso questo campionato ci sono veramente dei battitori in salto, c'è una fisicità mostruosa rispetto secondo me a tanti altri campionati e quindi ovviamente il cambio palle è sempre un pochino più difficile, ma stiamo crescendo in quello lì sicuramente. Grazie. Grazie, grazie a Giulia Leonardi. Torniamo da Marco Fantasia e Giulia Pisani. Per chiudere con Stefano Lavarini, una bellissima stagione, questa ciliegina che è la finale di Coppa, davvero sta andando molto molto bene, la serata di stasera l'ho dimostrato. Sì, siamo contenti, era uno dei nostri obiettivi quello di arrivare in fondo, anche perché abbiamo avuto la fortuna di poter giocare questa Final Four in casa e quindi il fatto di esserci nel momento importante domani è sicuramente un motivo d'orgoglio. Ci tenevamo, stiamo facendo un bel cammino e quindi cerchiamo di continuare a divertirci. Sul cammino adesso c'è un ostacolo così, da niente, per sollevare la coppa. È una montagna bella alta e adesso ci cambiamo i vestiti e cominciamo a scalare. Poi magari parliamo domani nel prepartita di quali possono essere le armi in più. Intanto adesso serve riposarsi e giocare poi domani con grande libertà di braccio. Ma difatti secondo me quelle lì sono già le armi in più, quindi hai già svelato il segreto secondo me. Non serve tanta fantasia in più. Eia, Giulia. Ma Marco, io penso che lo possiamo congedare, mandare appunto a riposarsi.
No, a parte gli scherzi, penso che... A studiare per domani. E penso che puoi essere assolutamente soddisfatto delle tue ragazze, un 3-0 abbastanza anche netto a Monza. Monza è vero, non è riuscita a mettervi troppo in difficoltà, ad eccezione forse di qualche sprazzo nel gioco, era assente Meiners, un tassello importante forse per la formazione di Parisi. Beh, molto. Io credo che la partita è iniziata in maniera abbastanza nervosa, come spesso sono le semifinali. Noi secondo me non siamo stati lucidissimi su alcune situazioni. Diciamo che ha prevalso poi la nostra, così credo, la nostra ritrovata lucidità e anche il fatto che siamo più collaudati che non l'equilibrio che ha dovuto cercare Carlo in poche ore, insomma. Quindi, però ecco, l'importante di questi momenti è esserci quando conta, e oggi ci siamo stati in maniera positiva, e quindi domani ci facciamo la nostra finale ben felici. A domani allora. Grazie. A domani. Grazie a Stefano. Buon riposo. È il momento di chiudere, Giulia. Intanto ti ringrazio, ti do appuntamento come tutti i nostri telespettatori per domani, per una partita che sulla carta, diciamo, dice delle cose, ma poi il campo dovrà dire la vera sentenza, no? Il campo dovrà dire, proprio perché è una gara secca, lo ricordiamo, l'anno scorso Novara, gara secca, è riuscita comunque in qualche modo a frenare Conegliano. Vedremo domani che cosa farà Busto. Allora lo vedremo domani alle 18. Per la chiusura, intanto da parte mia un grazie e una buona serata a tutti. Ricedo la linea al nostro salotto con Umberto Martini e Claudio Galli. Siamo con Federica Squarcini, centrale di Monza. Forse oggi vi aspettavate qualcosina in più dalla partita. Cos'è che non ha funzionato? Sì, sicuramente. Comunque sapevamo che Busto era una squadra molto forte su tutti i fondamentali e oggi lo ha dimostrato. Soprattutto in difesa riuscivano a prendere ogni palla. E noi non siamo state lì con la testa, secondo me, su tante situazioni non abbiamo avuto pazienza e non abbiamo espresso al meglio il nostro gioco come sappiamo fare, come abbiamo dimostrato anche a Novara. Quindi è veramente un peccato, però comunque questa sconfitta ci serve da lezione per affrontare subito mercoledì la gara con Kazan, e dobbiamo ripartire da lunedì in allenamento sempre concentrate, spingere, perché comunque siamo una squadra forte, quando vogliamo lo dimostriamo e pian piano io sono fiduciosa, verrà fuori. Claudio Galli. Senti, sei stata un raggio di luce per Monza in quel terzo set, una speranza quando sembrava che la partita avesse preso un binario definitivo. Come si vivono quei momenti quando si entra in campo dovendo fare una cosa e riuscire a farla? Quando va male può succedere, capita, ma quando addirittura si fanno due ace e si fa un turno così importante che riapre una partita di semifinale di playoff, quali sono le sensazioni che ti giravano dentro? Beh, all'inizio molta ansia quando l'allenatore appunto mi ha detto di entrare, però comunque la squadra ha chiesto questo, l'allenatore voleva che appunto noi spingevamo subito dal servizio. E quindi diciamo che nei primi due set non è andata molto bene perché ho fatto due errori, però l'importante era comunque andare avanti, crederci. Io ero lì senza pensieri, ho detto o la va o la spacca. E io ho tirato nella zona appunto dove mi aveva chiesto l'allenatore, è andata bene, sono contenta per la mia squadra e quindi speriamo che comunque sia sempre così per me e per tutte. Dal Pala Yamamai è tutto, grazie a Federica Squarcini. La finale della Coppa Italia di pallavolo domani alle 18, sempre in diretta, sempre su Rai Sport HD. Buona serata.